Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Benvenuti a questa celebrazione eucaristica. Siamo qui per metterci in ascolto del Signore, per nutrirci della Sua parola e del pane eucaristico. Confidando in Gesù che non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva, confessiamo ora le nostre colpe, chiedendo umilmente perdono. Signore, il tuo sguardo ci salva dal peso del peccato,
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, il tuo sguardo risana l'umanità. Christe eleison. Christe eleison. Signore, il tuo sguardo guarisce l'infermità del nostro cuore. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio di misericordia, che hai mandato il tuo Figlio unigenito non per condannare ma per salvare il mondo, perdona ogni nostra colpa, perché rifiorisca nel cuore il canto della gratitudine e della gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercitò esercito ed eroi a un tempo. Essi giacciono morti, mai più si rialzeranno. Si spensero come un lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto e fiumi alla steppa. Per dissetare il mio popolo, il mio eletto, il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. Parola di Dio. Diciamo insieme: grandi cose ha fatto il Signore per noi. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Grandi cose ha fatto il Signore. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Grandi cose. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita e motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo con mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede di Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la comunione alle Sue sofferenze, facendomi conforme alla Sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla,
perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a te, ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché io sono misericordioso e pietoso. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da Lui. Ed Egli sedette e si mise ad insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterla alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore. La misera e la misericordia. Sant'Agostino sintetizza così in modo mirabile l'incontro dell'adultera con Gesù. Gli accusatori della donna sono pronti a lapidarla, ma la portano da Gesù per metterlo in difficoltà e poterlo accusare. Lui accoglie i peccatori, li perdona, ma in questo caso, se volesse perdonarla, si metterebbe contro la parola di Dio, contro la legge di Mosè, che dice di lapidare donne come questa. Gesù non risponde, scrive col dito per terra, forse per dare agli accusatori il tempo di riflettere. Vista la loro insistenza, si limita a dire: «Chi è senza peccato, scagli la prima pietra». E vuol dire: chi esige che la legge sia osservata
deve essere il primo ad osservarla. Dunque, se voi siete convinti di essere senza peccato, parole che costringono a riconoscere la loro situazione di peccatori, e dice il Vangelo, se ne andarono uno dopo l'altro. Rimangono la donna e Gesù. Lui non è un peccatore, potrebbe condannarla, e invece neanch'io ti condanno, le dice, va e non peccare più. Ecco, lo sguardo di Gesù non si ferma al peccato. Sembra dire, tu non sei il tuo peccato, ma sei quelle possibilità di bene che hai dentro. D'ora in poi non peccare più, guarda avanti, riparti, non adagiarti nel peccato che ti toglie la pace e dopo averti illuso ti riempie di amarezza e ti tarpa le ali. E il Signore lo ripete oggi a me, a ciascuno di noi, non peccare più, ti perdono e ti do l'aiuto perché tu possa cambiare vita e guardare avanti con fiducia. Devo avere uno sguardo misericordioso sugli altri. Questo è un messaggio che Gesù oggi ci rivolge. Non lanciare pietre contro nessuno, guardati dentro, riconosci il male che c'è in te e nello stesso tempo cerca di avere uno sguardo misericordioso anche su di te. Perché a volte succede che quando una persona si rende conto di avere fatto tanti sbagli nella vita, tanti peccati contro il Signore, si demoralizza e dice non riesco più a cambiare vita. E invece il Signore ripete guarda avanti, d'ora in poi è possibile una vita rinnovata. Certo, il peccato va chiamato con il suo nome e oggi è diffusa invece la tendenza a minimizzare, a dire tutto è lecito, ognuno deve seguire gli istinti del cuore. Il cristiano sa invece che deve misurarsi con la parola di Dio e riconoscere quello che è contro la volontà del Signore. Ma nello stesso tempo Gesù rivolge questo messaggio: il bene di domani conta più che il peccato di oggi. Nella seconda lettura abbiamo sentito delle parole molto belle di Paolo. San Paolo guarda la sua vita, riconosce che ha fatto degli sbagli, è arrivato a perseguitare i primi discepoli di Gesù e dice: certo, non ho raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Il motivo di questo impegno, di questo slancio verso il futuro, è l'aver preso coscienza che il Signore è entrato nella nostra vita, ci ha conquistato, ci ha già salvato. C'è bisogno di fare Pasqua anche per noi. E Pasqua vuol dire passaggio. Per Gesù è stato il passaggio dalla morte alla risurrezione. Per noi il passaggio da una vita forse tiepida, indifferente, troppo rassegnata, ad una sequela di Gesù più convinta, segnata dalla gioia e dal desiderio di tendere a quella santità a cui siamo chiamati. È possibile dunque fare Pasqua nella nostra vita.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Al Padre, che ci colma di gioia attraverso la sua benevolenza, innalziamo fiduciosi la nostra comune preghiera. Diciamo: ascoltaci, o Padre. Ascoltaci, o Padre. Padre, che nel deserto hai tracciato una vita di liberazioni, rendi la tua Chiesa strumento di riconciliazioni in mezzo a tanta violenza e dell'egoismo che regnano nel mondo. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Padre, che hai fatto sognare i prigionieri di Sion, fa che le popolazioni in guerra possano finalmente vedere un arcobaleno di pace e di stabilità. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Padre, benedici il viaggio apostolico di Papa Francesco a Malta, all'insegna dell'accoglienza e dell'ospitalità. Uniamoci a lui nella preghiera e compiamo gesti di solidarietà cristiana. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Padre, sostieni tutti i missionari della nostra diocesi, che in diverse parti del mondo diffondono il fermento del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Padre, guida la nostra comunità ad essere semi di porta, semini che porta la speranza, attraverso una vita nuova, riconciliata con te e con i fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Padre, voce dell'amore che perdona, accogli i nostri cari defunti, Domenico, Sandrina, Giuseppe, Margherita, Lina e Albino, nella Gerusalemme celeste. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Accogli, o Padre, queste preghiere e quelle che ciascuno di noi porta nel cuore. Te le presentiamo chiedendo l'intercessione di Maria, Madre nostra e Madre del tuo Figlio Gesù, che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Oh,
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Dio Onnipotente, esaudisci la nostra preghiera e dona ai tuoi fedeli, che hai illuminato con gli insegnamenti della fede cristiana, di essere purificati dalla forza di questo sacrificio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per la passione salvifica del tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria nella potenza ineffabile della croce. Splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Adriano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettigli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua potenza, tua gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace con uno sguardo di benevolenza. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Dio onnipotente, fa che rimaniamo sempre membra vive di Cristo, noi che comunichiamo al suo corpo e al suo sangue. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ricordo che oggi pomeriggio alle 17.30 si tiene ancora in seminario il corso di teologia guidato da Don Gigi Bavagnoli. In settimana si incontrano due gruppi del Vangelo, martedì sera alle ore 21 nel Salone dell'Oratorio, venerdì sera alle ore 21 in seminario. Ancora mercoledì alle 18 nella chiesa parrocchiale il Santo Rosario per la pace. Venerdì la Via Crucis qui in cripta alle ore 17 e nella chiesa parrocchiale alle ore 18. Domenica prossima è la Domenica delle Palme. Inizieremo la Santa Messa con un po' di anticipo. Ci troviamo nell'antico santuario alle 9.45 per la benedizione dei rami di olivo e poi processionalmente verremo qui in cripta per la Santa Messa. Ecco, abbiamo presenti a questa Eucaristia la famiglia di cui vi avevo parlato domenica scorsa, che era appena arrivata dall'Ucraina. Sono presenti la mamma con le tre figlie e la figlia più grande col bambino piccolo di poco più di un anno. Manca la nonna, è rimasta in casa anche per motivi di salute. Sono ospitati qui in un appartamento del seminario e c'è un bel gruppo di persone di Bedonia che si sono adoperate per preparare l'appartamento e per seguirle anche in questi giorni. Ecco, siamo contenti della loro presenza, siamo vicini anche alla sofferenza che stanno vivendo e ci auguriamo di poter portare loro un po' di serenità oltre che l'aiuto di cui hanno bisogno. Ecco, alla fine della messa eseguiranno un canto alla Madonna in lingua ucraina. A tutti voi l'augurio di una buona settimana e ricordo anche che uscendo di chiesa troverete la possibilità di acquistare le uova di Pasqua. Il ricavato va a favore di un'associazione di volontariato di Piacenza, la SOFA, associazione di volontariato a favore di famiglie che hanno figli con disabilità. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Країну храни, волі світу проміням,
замицний. Молимось, Боже, єдиний, нам Україну храни. Волі світу промінням ти на люд свій зверни. Дай йому